benvenuti alle comunità del Valdarno, che in modo particolare sono invitate a questa serata della novena della Madonna del Conforto. Benvenuti anche a tutti voi che siete qui per vivere questo incontro della celebrazione eucaristica, e il saluto anche a chi ci segue da casa unendosi alla preghiera di tutti noi. Viviamo il terzo incontro che ci accompagna in questa novena per vivere nella fede e come ricchezza spirituale la festa della Madonna del Conforto. In queste sere siamo stati invitati a riflettere sulla preghiera come intercessione e poi ancora sul nostro vivere come cristiani, rendendo onore, rendendo lode a Dio, che è Padre, amore e presente nella nostra vita. Questa sera la parola di Dio ci invita a riflettere sulla esperienza della relazione. La relazione, cioè l'essere insieme ad altri, il camminare insieme, il vivere, l'incontro ci appartiene nella vita. La nostra vita è fatta di relazioni. Pensate le relazioni nella famiglia, le relazioni nella società, le relazioni e gli incontri nella vita della parrocchia, nelle realtà associative. E poi la Chiesa. La Chiesa è esperienza di relazione, una esperienza che il Concilio Vaticano II ci ha aiutato a riconoscere come comunione nella Chiesa e che Papa Francesco ci aiuta a riscoprire nello stile della sinodalità, una Chiesa che è comunione e che vive di sinodalità, cammina insieme. Dunque la relazione, che è esperienza di vita, esperienza di Chiesa e esperienza di fede. E la pagina di Vangelo mette in luce che il cuore della relazione è nel cuore dell'uomo, della donna, e dal cuore dell'uomo e della donna, lo ricordava questa pagina di Vangelo Gesù, vengono anche tante ferite alla relazione: impurità, furti, omicidi, adulteri, inganno, malvagità, calunnia, stoltezza. Ma potremmo raccontarlo anche noi: quante fatiche ci sono a vivere relazioni vere, relazioni autentiche e rispettose. Quante ferite ci sono nel vivere le relazioni. Ne facciamo esperienza e lo tocchiamo con mano tante volte nelle nostre famiglie, oppure ancora nella vita della Chiesa. Quante fatiche a vivere relazioni belle, relazioni intense, autentiche, relazioni capaci di sincerità, di ascolto, di rispetto, di dialogo. Allora oggi, in questa sera, nella nostra preghiera, nella novena, siamo invitati a rinnovare le nostre relazioni, a guardare, esaminare le relazioni della nostra vita e rinnovarle riconoscendo le fatiche che ci sono a volte e riprendendo la strada dell'incontro, del dialogo, del rispetto, della sincerità, dell'onestà e tante volte anche del perdono. Dunque un invito davvero a vedere e rinnovare, rendere belle, autentiche le relazioni della nostra vita. E la prima lettura dalla pagina della Genesi ci insegna una strada. In questa pagina veniva ricordato come all'uomo e alla donna posti nel giardino di Eden il Signore diede un comando di non mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Non un comando che voleva restringere il campo della libertà di queste persone, ma era un comando di Dio per la vita, per regalare la vita, quasi a dire: state uniti a me, custodite la comunione con Dio, che è il cuore del bene e del male e che dona la vita. Allora l'invito che Dio rivolge ai due nell'Eden è un invito alla libertà, a rimanere uniti a Dio, a cercare Lui, ad ascoltare la Sua parola e accogliere la Sua presenza.
e in questo vivere la relazione. Allora anche per noi l'invito è che per rinnovare, per rendere vere, belle le nostre relazioni, dobbiamo stare uniti a Dio, dobbiamo accogliere da Lui la vita, dobbiamo fidarci della presenza e della guida di Dio nella nostra vita. Allora, stando uniti a Lui, a Dio, anche noi potremo godere di relazioni autentiche, accompagnate dal bene, perché è il bene e l'amore che Dio ci insegna e ci dona. Vogliamo guardare anche a Maria, che nella Chiesa è donna di relazione. Maria era presente nel cenacolo dopo la morte di Gesù, quando gli apostoli si rifugiano per paura, ed è presente nel cenacolo il giorno di Pentecoste, quando viene lo Spirito Santo e apre le porte della comunità cristiana per iniziare l'avventura della relazione, che è la missione, l'annuncio, la vita della Chiesa. Allora vogliamo affidare a Maria le relazioni della nostra vita e soprattutto la Chiesa, perché cresca in relazioni buone e autentiche.